Questo sì che è comfort, finalmente possiamo entrare in casa senza l'utilizzo delle chiavi perché grazie a WeLock possiamo utilizzare la nostra impronta digitale o perché no una smart card. Ma ora vediamo come funziona. La serratura arriva in questa confezione piuttosto minimal ma completa di tutto il necessario per l'installazione. All'interno sono presenti tre smart card, plastificate e anche molto resistenti, perfette per essere utilizzate come portachiavi. La serratura è di buona fattura, molto solida e robusta. Attualmente è una delle poche ad essere compatibile con i cilindri europei. La maggior parte sono progettate per il mercato americano. All'interno della confezione sono presenti anche due chiavette a brugola ed un paio di viti di ricambio. Il tutto funziona con tre batterie mini stilo che dovrebbero garantire il funzionamento per circa un anno. Qualora dovessero scaricarsi, c'è la possibilità di collegare un power bank alla porta micro USB protetta da una linguetta di gomma. Linguetta di gomma perché questa serratura offre una protezione IP44, quindi è protetta dagli schizzi d'acqua. Il vano batteria è protetto dalla scocca metallica, quindi svitando la vite sarà possibile accedere al pacco batterie che dovrà essere installato come ultima operazione, in quanto sotto una delle batterie c'è una vite di protezione. Per installare la serratura sarà quindi necessario svitare il pomello interno, ma ora passiamo alla configurazione. Questa serratura è dotata di connessione Bluetooth, quindi molte cose si possono configurare tramite un'applicazione mobile. Per entrare nel menu di configurazione è necessario tenere premuto il tasto per 5 secondi. Tra le varie opzioni la possibilità di aggiungere impronte digitali sia per amministratori che per utenti normali, oppure la registrazione delle smart card o una scritta in cinese. Per registrare l'impronta digitale di un amministratore è sufficiente entrare nel menu ed appoggiare il dito almeno 3 volte per le 3 rilevazioni consecutive. Stessa cosa per le smart card, sarà sufficiente entrare nel menu e appoggiare le tre card una dopo l'altra. Verifichiamo quindi il funzionamento passando la card sopra il sensore per vedere se la serratura si sblocca. Lo sblocco dura circa 10 secondi ma è configurabile all'interno delle impostazioni. Ora vediamo il montaggio.
Premesso che le impronte digitali sono molto più comode della smart card, però proviamo subito a vedere se funziona. La porta quindi è già bloccata. Attiviamo la serratura, passiamo la smart card ed ecco che la serratura è sbloccata. Questo è Comfort.